La Sicilia a fuoco, Catania con stabilimenti balneari addirittura che vanno a fuoco. C'è voluta questa ulteriore emergenza per convincere il governo nazionale a intervenire, la regione Sicilia a capire che l'allarme è grave. Eppure ad aprile, quando ho presentato la campagna Stop Incendi 2021, e la facciamo da anni questa campagna, al comandante dei Carabinieri Forestali avevamo detto con chiarezza che questa era un'estate rovente, perché tutti gli scienziati davano questo allarme, quindi non è una cosa da indovini, bisognava intervenire con nettezza. Abbiamo rilanciato l'allarme quando in Sicilia si sono incendiati i Monti Blei, quando poi in Sardegna addirittura è andato a fumo l'olivastro, uno degli alberi più antichi d'Italia, un albero millenario, quindi dei danni gravissimi, e solo adesso finalmente un intervento del Presidente del Consiglio. Ma il Ministero dell'Ambiente dov'è? Com'è che non si vede un rappresentante istituzionale nelle zone che vanno a fuoco nel nostro Paese? E col cambiamento climatico occorre assolutamente una priorità. E l'altro aspetto, bisogna arrestare gli incendiari, perché questi incendi sono dolosi per la gran parte, vanno a fuoco sempre le stesse zone, ci sono attacchi alle aree protette che nascondono interessi più o meno loschi. Ebbene, è proprio nell'agosto 2000 che io, da ministro dell'agricoltura, ho inserito nel codice penale il reato di incendio boschivo con l'aggravante nel caso di incendio in aree di interesse naturalistico. Però oltre agli arresti, e devo dare atto alle forze dell'ordine che ne fanno, serve che la magistratura condanni questi criminali e che non siano più in condizione di nuocere, perché gli stessi continuano spesso ad appiccare fuochi. Quindi occorre un intervento deciso, non basta solo questo intervento tardivo del governo nazionale, occorre un'azione forte del Ministero dell'Ambiente e di tutti gli altri ministeri interessati, perché col cambiamento climatico il rischio incendi aumenta e noi non possiamo mandare a fuoco il nostro paese. È indecente.